che sono davvero tanti a fronte poi di due punti. Ancora sotto pressione Cuba alla ricezione, poi il muro. Ancora a salvare Guterres, il buon lavoro. Trevisan, attacco a tutto braccio di Savani. 13-9. L'avambraccio, quindi ha commesso invasione. Poco da fare, è giusto così. L'eccezione complicata degli azzurri, pallone direttamente nella metà campo, opportunità per la chiusura centrale da parte di Bell, il volo di Bari, pallone qui recuperato, secondo attacco, come il muro vincente di Mirarelli, ma che gran difesa da parte del libero Bari. Grandissimo recupero in difesa, c'è da dire una cosa, che se il palleggiatore cubano gioca sempre così poco primo tempo, è chiaro che il centrale non si sposta, aspetta, ci dovrebbe sapere dove il palleggiatore preferisce alzare. Trevisa, sosta Guterres, Diaz, vede il muro vincente di Zaitsev. 9-7 Italia. Sono tante difficoltà a leggere non solo la parte difensiva ma anche la parte offensiva del loro gioco, i cubani. Ma loro, diciamo che è una squadra che si basa molto sulla loro, giustamente Samuels si gioca questa opportunità. Il picchiare picchia, la ricezione per è buona da parte poi della lunga, Berruto aveva anticipato le contromosse, poi c'è il punto di Albo Miranda. Anche in questo caso comunque Albo Miranda non era riuscito a chiudere il muro nonostante la ricezione italiana fosse sui due metri, perché aveva fatto un passo verso posto 4, quindi aveva per andare dietro. Fortuna per lui che Bell è riuscito a invadere. 2-1, Cuba sotto di un punto, a gran servizio con la difficoltosa ricezione da parte di Savani. Il gran recupero di Zaitsev che merita gli applausi del Palarossini. Ancora una gran difesa e adesso bisogna chiudere questo punto. Lasco! Guterres si va a trovare al punto giusto, Diaz per l'ennesima botta questa volta di Leo e non lascia scampo, due buone difese. Grande azione da entrambi i lati, sia da parte dell'Italia dove c'è stata una grandissima difesa del libero cubano in posto 6 sull'attacco di Lasco. Penso che questo si possa dire che è stato il più bello scambio di tutta la partita, il miglior gioco possibile. Palomec, ancora in servizio e arriva con un pizzico di fortuna a chiudere il match. Dragan Trevisan, l'Italia batte Cuba 3-0.